cazzo. Benvenuti in questo nuovo video. Allora, di che cazzo parliamo? Di che voglio spiegarvi che cos'era il video che vi ho postato ieri, quello sul panino, perché non era un video che così, cioè, non era un video così. Però ne parliamo. Ma prima sigla! No, no. Anche i cervi hanno detto sì. Stop! Buona l'ultima! E certo, dopo 27 volte girano i video di Aldo Ricci. Allora. Tra l'altro questo faro, non sono abituato ad avere questo faro buttato di qua, perché era stato di qua. L'effetto candela. Allora, prima di arrivare a che tipo di attrezzatura ho utilizzato e perché ho utilizzato questo tipo di attrezzatura, voglio dirvi... No, sono in rec. È arrivato il caffè. Adesso non so se prenderlo qua, nella mia tazza. Vabbè, lo bevo qua. Comunque, perché ho deciso di fare questo video? Ma non so, non riesco a credere, c'ho occhiaie. Cazzo. Comunque, perché ho deciso di fare questo video? Perché, come è successo per il video Mustang, mi piace tantissimo sperimentare. Attenzione, ho detto sperimentare, non inventare. C'è qualche... posso definirlo coglioncello? Che ha detto che nella diretta che ho fatto domenica sera avevo detto inventare. In realtà io non l'ho detto inventare, ho detto sperimentare, perché io sperimento. Di continuo ho deciso di sperimentare e provare una tecnica diversa da quella che avevo usato solitamente, perché qualche anno fa, questo molto prima dei video b-roll che si vedono adesso, esimia testa di cazzo, molti anni fa ho fatto un video su un panino. Mi è venuto però in mente di fare un video sfruttando queste nuove luci che ho da poco, ma volevo fare un montaggio poi con, come attore principale, l'audio. Svelata la parte di idea, perché insomma avevo quest'idea, la volevo portare avanti, l'abbiamo portata avanti, ci tengo a dirvi una cosa. Quando vedete dei video online, cercate anche di capire perché è stato fatto sto video, come è stato fatto, e prima di sparare cazzate sotto al video, ecco, io magari due domande me le farei. Il set era molto semplice, era un tavolo, questo era un tavolo. Abbiamo messo tutti gli oggetti sul tavolo, tutte le parti del menu sul tavolo. Ci sono alcune parti fondamentali in questo setup, e tra l'altro poi nelle storie Instagram vi ho fatto anche un trabocchetto. Una parte molto importante, ovviamente, perché essendo un video dedicato principalmente all'audio, potete capire che queste due cose la fanno da padrone. Allora, questo è lo zoom F1, che è lo stesso che ho utilizzato durante le riprese della Mustang. Tutti i suoni della Mustang sono stati registrati realmente con questi, come è accaduto nel video del panino. Non ci sono suoni finti, dopo vi faccio del progetto, sono tutti suoni reali, registrati realmente con questi. Io non ho messo un c***o di suono per niente. Comunque, questo è lo zoom F1. Anche in questo caso l'abbiamo utilizzato con il cavo di Prolunga, quindi avevamo questo a mano che veniva direzionato sulla scena, e questo messo da parte che dava soltanto la registrazione. Ho utilizzato un sistema diverso di registrazione, quindi questo è il microfono. Abbiamo usato anche l'antivento. Perché abbiamo usato l'antivento, secondo voi? Io ve l'ho chiesto nelle storie. Perché
nei solitamente nei posti dove si cucina c'è bisogno di ventole. Abbiamo cercato di staccare tutto, ma qualcosa rimaneva acceso. Questo quindi è il setup per quanto riguarda la parte audio. Per quanto riguarda le luci, perché anche le luci erano fondamentali in questo video, ne ho utilizzate tre. Questa, che era la luce principale, ve la avvicino. Questa qua, che mi è arrivata da poco in realtà, la sto provando da poco. Me l'ha mandata Riser, spero si dica così, Riser. Ed è un bel pannello LED, si chiama MC100. Vi dico già che non è super economico, ecco, non è un prodotto economico, ma ha il suo motivo. Nella parte dietro abbiamo il pannello di controllo e da qui andiamo a gestire praticamente tutto. Qui possiamo andare a settare con queste due manopoline qualsiasi cosa. Per esempio adesso mi piace molto questo pannello perché posso andare a creare dei giochi di luce che effettivamente con altri tipi di pannelli non posso fare. Per esempio, vabbè, adesso c'è l'effetto candela che posso andare a diminuire o velocizzare. Quindi se vi serve l'effetto parte, ovviamente è tutto settabile, quindi posso velocizzare, cioè posso fare tutto. Questo è l'effetto fuoco d'artificio. Vai. Sonorizzato, diventa... Nella parte sopra del menu vado a gestire la velocità, mentre nella parte sotto, faccio vedere, praticamente se entro in Fire, posso andare poi qui e regolo la potenza, quindi qua vado a regolare quello che è la potenza del mio fuoco. Cioè, scritto proprio in italiano, è tutto in inglese, ma paparazzi è go, tac, oh, tac, tac, oddio, no, effetto TV, television, tac, questo è l'effetto television. Le luci invece di sfondo, lo sfondo, quindi quello che c'era dietro, la pietra, non l'ho voluta lasciare spenta con quelle due lampadine, ma ho voluto giocare, perché solo in questi video, dove non c'è un cliente dietro, posso giocare. L'avete già vista in un altro video, queste sono dimmerabili, sono sempre RGB e sono a batteria. E guardate, le ho caricate l'ultima volta per fare il video, sono ancora al 50%. Le ho utilizzate con un colore giallo-verde per illuminare il fondo che si vede nel video, cioè quel fondo là dietro, e in questa prima scena dove c'è questo spento si nota benissimo, sono questi pannelli. Oggi ho il cappello che non sta manco per... Oh. O direte, ok, vabbè, hai messo le luci, hai gestito l'audio, ma come le hai fatte ste riprese? Così. Questo è il setup che ho utilizzato per la parte video. È un setup che oggi si usa molto 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 meno, cioè si usa quasi più, devo dire, questo pezzo di ferro. Questo è uno smart slider della Smart System, azienda italiana. Esiste anche la versione più corta, esiste anche la versione più lunga, ma io ho deciso di provare a utilizzare questo. Perché quando dico sperimentare e uno dice vabbè, usi lo slider, sperimentare, sì, perché oggi il video, come ho fatto io l'hamburger 6-7 anni fa o come quello che ho rifatto adesso, vengono fatti, ci sono alcuni, c'è Peter, c'è Daniel che stanno portando avanti una tecnica, loro nei video li chiamano B-roll, tra l'altro poi vi invito a capire effettivamente nel cinema che cosa sono i B-roll. Prendono la camera e quello che fanno è creare tutti questi movimenti. Poi vengono raccordati, ma non a cane come ho visto in alcuni video, ma vengono raccordati in fase di ripresa. Cioè, se io sto facendo un movimento verso destra, perché magari c'è lo chef che sta prendendo la cosa e la porta verso destra, io farò un movimento verso destra e poi esco verso destra. Il movimento successivo dovrebbe essere un movimento da sinistra che entra a destra, quindi che cacchio ne so, sto in questo modo, entro e riaccordo la ripresa.
si fanno in fase di ripresa i raccordi, non in fase di montaggio con gli effetti del cazzo. Vabbè, chiuso questo discorso, io invece ho utilizzato un'altra tecnica, che è quella di utilizzare lo slider. Camera Z6 settata in 4K e, come vi dicevo prima, non ho fatto clip singole. Quello che ho fatto è dare un rec per ogni blocco, rec sull'audio, dare un chuck. Quindi, che cosa ho deciso di fare? Di creare solo movimenti con lo slider. A differenza dei video B-roll che siamo abituati a vedere adesso, che sono fatti principalmente a mano libera, io li ho fatti tutti con lo slider. Quindi, sì, ho utilizzato un'altra tecnica. Che cosa accadeva? Qualsiasi tipo di movimento, io lo seguivo in questo modo. Destra, sinistra, sotto, sopra, in avvicinamento, quindi giravo lo slider e facevo l'avvicinamento. L'unica ripresa che ho fatto staccando la camera dallo slider è quella dove c'è la soggettiva della bottiglia. Come l'ho fatta? Questa è la bottiglia, messa la camera qua, messa a fuoco. Ho continuato il movimento. Nella scena dopo, se vedete, c'è un raccordo, e quando i raccordi sono importanti, e perché non è che fai 10 clip, le butti in timeline e poi gli schiaffi due effetti tra una clip e l'altra e hai fatto il montaggio figo. No. Quindi quello che poi ho fatto nella clip successiva è raccordare la ripresa con lui che faceva ancora, e poi avete visto che lì era in avvicinamento a salire, perché sono arrivato poi a fuoco sullo stappo della bottiglia. Tutto era studiato, non c'era un cazzo di improvvisato. Tutto fatto con questo sistema, quindi tutti i movimenti che avete visto sono fluidi e non sono in slow motion, perché è facile fare la ripresa, fai a mano libera, fai così, poi la metti in slow motion, fighissima, one last game. No, questa è uscita fluida perché stavo sullo slider e tutto quello che ho fatto lo facevo in maniera molto fluida, gliela facevo anche ripetere ovviamente, però la ripresa era fluida per questo motivo. Tutto in 4K, montato poi su una timeline Full HD, perché se avevo bisogno di qualche croppettino lo facevo. C'è una parte del montaggio verso la fine dove assembla il panino, dove lì addirittura ho messo un effetto ghost e c'è una zoom in non fatta in ripresa ma fatta in post nella clip. Questo è il setup. Un'ora e mezza per girarlo, più o meno un'ora e mezza, e poi forse mezz'ora per montarlo. Molto semplice. Dovete sperimentare, ragazzi. Io lo faccio costantemente, almeno una volta al mese creo un progetto per sperimentare, per provare cose. È molto importante. E anche se prendete spunto da altri, cioè i video che vedete, cioè se adesso uno di voi rifà un video come questo che ho fatto io, ma ben venga. Ma perché, cioè, non è un problema, so solo che contento. Cioè, anche perché, anche in questo caso, ci sarà qualcuno prima di me che magari l'ha fatto, ma non è un problema. Cioè, questa cosa di scrivere "hai copiato Antonio, hai copiato Marco", ma c'avete un problema? Voi siete malati, perché, ma dove sta il problema? Cioè, non che dobbiamo fare? Smettiamo? Che fa se io, il primo mio video sull'hamburger l'ho fatto 6 anni fa, da quel momento in poi nessuno poteva fare più video sugli hamburger? Dai, ma non diciamo stronzate. Copiate, prendete spunto e rifateli. Però, una cortesia, fateli bene e no a cazzo. Quello che invece accade nel montaggio, la voce registrata in post ve lo dico, se no poi vi preoccupate, dice, ma questo come ha fatto, è registrata in post. Allora, come vedete, il montaggio
aspetta che registro l'audio perché sennò dice che cacchio dice. Ok, come vedete qui nel montaggio c'è il clippaggio qua, vi faccio vedere il cut così capite di che cosa stiamo parlando. Io quando ho avuto le riprese originali, quello che ho fatto è stato prenderle e metterle in timeline per intero, quindi avevo le clip che duravano quello che era e poi sotto ho messo in sync tutta la parte audio. Qui state vedendo adesso il montaggio, sono tutti cut singoli e come vedete ogni suono è collegato alla clip, perché io poi l'ho ricollegati ed è il reale, non ci sono effetti. State vedendo qui sotto un duplicato dell'audio, semplicemente perché ho fatto un'equalizzazione su Adobe Audition e poi sono tornato di qua. Qui vedete la traccia audio, che è semplicemente una base, quella che ho fatto, infatti vedete è bassa rispetto a tutto il resto del video, non è esagerata. Livello di equalizzazione, che è semplicemente per la color, vi faccio vedere la differenza senza e con la color, non la potete vedere perché effettivamente voi non state guardando questo monitor, quindi devo prendere questo e ve lo devo mettere qua perché sennò non capite. Eccolo qua, perfetto. Quindi questo è la parte video. Se io spengo la color il risultato è questo, quindi vedete quello che ho fatto è stato agire in questo modo. In realtà dovrebbe esserci anche qui un livello, se non sbaglio, forse no. Ok, il titolo invece è un PNG normalissimo che mi ha fatto qui Ivan, che è qui in Trapler, e questo è il resto del video. Ovviamente state guardando il cut da 4 quinti, perché il video l'ho pensato anche per i social e quindi questo è il taglio che ho voluto dargli. Ogni clip, vedete, è stata fatta pensando a questo tipo di montaggio. E per esempio una delle clip, ecco questa qua, questa è importante perché qui abbiamo la clip del movimento e poi come vedete c'è il raccordo, guardate, lui prende la bottiglia, poi la shakera e poi per un attimo finisce di shakerarla e poi la bottiglia va a fuoco. Questo è un movimento di slider, va a fuoco sulla bottiglia. Qui vabbè c'è semplicemente un altro movimento, grattugia il formaggio. Tanti mi hanno detto che ha dato fastidio questo sfocato esagerato. In realtà a me piace da morire, quindi è una scelta stilistica, questa è, purtroppo non si può fare così. E soprattutto ragazzi tenete conto che, ecco per esempio questa clip che voi avete visto in maniera molto breve, dura di più perché ho fatto un cambio fuoco e ci tengo a dire che qui in questo video è tutto manual focus, non c'è autofocus, guardate qui c'è un cambio fuoco, vedete? È tutto fatto manual focus, infatti non è precisissimo e veloce, proprio perché è manual focus. Io in realtà poi nel montaggio ho utilizzato l'altra parte, soltanto una parte. Qua è semplicemente un movimento di slider ripetuto, stessa cosa pure qua, stessa cosa qua, questo è in avvicinamento. Mentre vi faccio vedere una scena che ho dovuto rifare tante volte, eccola qua, questa. Se io adesso questa clip la copio e la metto qua, vi renderete conto di quante volte ho rifatto questa clip perché non mi usciva. Non riuscivo a prendere bene. Ah, tra l'altro vedi qua, si vede anche il microfono in questa scena qua. Entra il microfono in campo. Non riuscivo, vedete il fuoco non cambia, non riuscivo a farla bene e quindi l'ho ripetuta parecchie volte, cioè come vedete il chuck è lunghissimo, molto lungo, perché non riuscivo a prendere bene il fuoco e quindi l'abbiamo rifatta diverse volte. Qui invece c'è quel lavoro di nidificato che vi dicevo, che poi è questo, sono altre due sequenze nidificate, quindi c'è questa sequenza nidificata finale dove c'è lo zoom con il ghost. Mentre nella nidificata, che è questa, ci sono altre due nidificate con due livelli e questo è l'effetto ghost che mi piaceva. Questa è la scena 16 noni e poi ho fatto uno zoom in per avere quel risultato. Scena finale, mette sopra la pancetta, quello che è, e poi inserisce il coltello. Il suono del coltello, che è questo qua, è un suono reale. Niente è stato messo in post. E questo poi è uno slider in autofocus in avvicinamento. Comunque, nel gruppo Facebook nei prossimi giorni pubblicherò le clip originali, quindi vi invito a venire nel gruppo Facebook. Ho fatto un post un po' a giocare,
leggetelo e vedete tutte le informazioni. Fatemi sapere che cosa ne pensate qua sotto e ci vediamo al prossimo. Fatemi sapere soprattutto se vi interessano video dove vi spiego esattamente queste cose. Se ho dimenticato qualcosa, ragazzi, chiedetemelo qua sotto perché vi spiego tutto. Girano i video di Aldo Ricci.